si è aperto e ora che ci faccio? Ciao ragazzi, come state oggi? Spero tutti vivi. Beh, come vi avevo promesso, vi ho riportati qua in cucina. E oggi andremo a preparare i vitalini con il sughetto afrodisiaco. Spero di sopravvivere, non li ho mai fatti e come sapete sono un po' incapace in cucina. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e ai miei social che trovate qua sotto. Ah! In questo video inserirò anche qualche curiosità riguardo la masturbazione. Io di solito i vitalini me li faccio così. I peperoncini, uno. Due spicchi d'aglio, non troppo mi raccomando. Panna. Dei pomodorini, freschi. Il pesto, come vedete fatto in casa. Olio extravergine, d'oliva. E infine... Per quanto riguarda le dosi, andiamo a caso, totalmente random. Allora, per prima cosa direi di mettere l'acqua a bollire. Adesso accendiamo il fuoco. Non si accende. È quello giusto. E andiamo ad aggiungere un po' d'olio qua e due spicchi d'aglio. Bene, io non ho mai tagliato l'aglio perché di solito non lo uso, sono un vampiro, non dormo mai, quindi non prendetemi in giro. Intanto aggiungiamo l'olio. Ok, allora, due spicchi di aglio. Come vedete il mio tagliere ha subito una brutta esperienza perché sono riuscita a fonderlo, si è fuso. Ma cosa fai? Uffa! Forse andava tagliato a metà. Non lo so, boh. No, si fonde un po' bene. Vabbè, diciamo che... Beh dai, l'ho diviso male, però andiamo avanti. Mamma mia, farsi i vitalini è sempre difficile. Allora, mettiamoci questo. Uno. Accendiamo il fuoco a questo punto. Qua ho fatto un po' di confusione. Perfetto. Mentre aspettiamo che l'acqua bolle e l'aglio rosola, direi di dirvi una piccola curiosità. Non so se lo sapevate, ma l'orgasmo derivante dalla masturbazione nelle ragazze dura di più rispetto a quello ottenuto durante il sesso con il proprio partner. Infatti la media è di 20 secondi rispetto a 12-15 secondi. Allora, dietro di me l'aglio sta bruciando. A questo punto direi di tagliare i pomodorini. Il coltello, andrò a tagliarli piccoli piccoli. No, stavo per bruciarlo di nuovo il tagliere, ci sono andata vicinissima. Beh, se non sto attenta mi potrei tagliare anche un dito. Mi devo concentrare. Beh dai, sono brava. Pensando di dover rifare il video mille volte, ho preso una busta intera di peperoncini e alla fine ne userò solamente uno, quindi utile. Vabbè, andiamo a prenderne uno, nel senso ne userò metà. Ecco, forse la parte più afrodisiaca di questa ricetta. A questo punto andrò a lavare lui, lo taglierò e dopo, insieme ai pomodorini, lo metterò insieme all'aglio, che ovviamente si è bruciato. Come prima volta può andare. Molto afrodisiaco, non dormirò stanotte. Bene, a questo punto tutto andrà qua nella padellina. Intanto l'acqua sta evaporando. Nella fretta di fare tutto mi sono scordata ovviamente di tagliarlo, quindi lo andrò a fare a pezzettini piccoli e lo metterò qua. Io direi di riaccendere il fuoco a fuoco basso. Oddio, non so quanto ci mettono i vitalini a cuocere. Ok, dopo una lunga ricerca, non riuscivo a capire la durata, le tempistiche di cottura, erano scritte qua sopra. Vabbè, comunque 8 minuti di attesa in cui vi racconterò di sicuro una nuova curiosità. Non so se lo sapevate, ma il 44% delle donne si masturba durante il mese 4-5 volte. 4-5 volte al giorno. Sono rimasta scioccata da questa notizia.
direi di abbondare. Sì, dai. Ecco fatto. Qua il sughetto sta bruciando. Non so se stopparlo un attimo per preparare a questo punto il pesto insieme alla panna. Un altro passaggio non semplice. Quindi direi di stoppare momentaneamente la cottura qua. Ok, non so se l'avevate notato fino a questo punto, ma mi sono scordata praticamente di aggiungere il sale ovunque, quindi ora andrò ad aggiungerlo qua. Aggiungo anche qua nella pasta, sicuramente sarà una delizia. Vado a girare la pasta, si è già tutta incollata. Si è praticamente appiccicata in fondo. C'è anche fatica a prenderla, non viene fuori niente. Andiamo avanti, quindi vi consiglio sempre di venire a casa mia e a cenare insieme a me. E ora c'è la parte migliore, quella di aggiungere panna e pesto. A caso, perché non so le dosi, non le so le dosi, quindi a caso. Allora, mentre apro il barattolo di pesto fatto in casa, intanto la pasta sta continuando a cuocere. E il tempo di cottura si è quadruplicato. Doveva essere 8 minuti, voi non lo sapete, ma è mezz'ora che sono qua. Non ce la faccio. Ok, si è aperto. E ora che ci faccio? A questo punto la mia idea è quella di prendere un cucchiaino, prendere un po' di pesto, metterlo insieme all'aglio, peperoncino, i pomodorini che si sono bruciati. E poi andrò ad aggiungere la panna, a caso. A caso. E ho stoppato tutto perché sennò mi prendeva fuoco la cucina, quindi ho dovuto fermare tutto. Oh, forse ho fatto un piccolo errore, dovevo aspettare a mettere la pasta. Forse dovevo prima preparare il sughetto e poi aggiungere la pasta, però questa è la mia esperienza. Aggiungiamo la panna. Accendiamo col fuoco, che ovviamente non si accende. Allora, mentre aspettiamo la fine della cottura, vi dirò un'ultima curiosità, ovvero che uno dei massimi oppositori della masturbazione fu John Harvey Kellogg, sì, quello di Kellogg's, che propose nel 1852 di far mangiare a tutti i ragazzi e alle ragazze più fibre, così la loro voglia di masturbarsi sarebbe diminuita. Cioè, in realtà non c'è nessun tipo di legame tra fibre e masturbazione, lo pensava solamente lui, probabilmente era un conservatore. Beh, a questo punto direi di scolare la pasta, sono stati un po' faticosi questi ditalini, però speriamo che il risultato sia ottimo. A questo punto direi di aggiungere la pasta al sughetto, di saltarla un po' nella padella e poi andremo a impiattarlo. Che bontà! Alla fine ci verrà anche una prova assaggio dei vitalini. Adesso andiamo a impiattarli. Ho preso il piatto, eccolo qua. Ok, ecco il risultato. E ci siamo fatti i vitalini insieme. Questo è il risultato della mia ricetta. Però in realtà ci darà anche un ingrediente segreto che troverete qua. Bene, prova assaggio. Dov'è la forchetta? Eccomi qua, la prova assaggio. Beh, sono incandescenti in questo momento, però mi piace, il sapore è buono, per fortuna non è molto piccante perché alla fine non mi piacciono le cose troppo piccanti. Sicuramente se la cucinerete alla vostra ragazza o al vostro ragazzo farete di sicuro colpo, non lo ucciderete. Buona, si fa mangiare, via, Candy è stata promossa. Adesso mi finisco i ditalini insieme all'ingrediente segreto. A questo punto ragazzi spero vi sia piaciuto il video, sì? Mi volete consigliare qualche nuova ricetta? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. E a questo punto ci vediamo mercoledì prossimo alle 18. Ciao!